Dopo il sindaco Lohengrin Landini, che ha concluso il suo mandato nell'85, lei è il primo cittadino che ha a disposizione 10 anni interi, perché anche Mattei, per una legge inizialmente diversa, ne ha fatti 9. Quindi la mia domanda potrà sembrare un po' paradossale, però lei, che è l'unico vero leader del centro-sinistra a Prato, ha il compito di pensare al candidato che dovrà poi succedere a lei. Potrebbe essere la giunta intanto l'incubatore, l'occasione giusta per preparare questa candidatura. Bella questa, molto. Innanzitutto, come dire, il paragone con Landini mi scuote un attimo, nel senso che si sta parlando del sindaco, nel senso per eccellenza probabilmente, e questo, come dire, mi mette già un po' d'ansia, ma a parte fortunatamente è solamente una questione temporale, lo dico onestamente. Ma io penso questo, sì, è un problema, è una questione che mi pongo, perché le elezioni, proprio queste a Prato, ma anche nel resto della Toscana, insomma, giro per l'Italia, ti dicono che il cittadino non ci sta più all'improvvisazione, che è finito il tempo dell'idea a certo punto, a meno che non nasca dai fenomeni, e in questo momento francamente non riesco a vedere, che automaticamente votano chi ti viene presentato. Quindi sì, secondo me bisognerà fare un ragionamento che serve ad accompagnare l'individuazione di un nome. È necessariamente dentro la giunta? No, ma secondo me l'esperienza amministrativa aiuta, indubbiamente ti fa conoscere la macchina. Perciò non voglio mettere dei paletti così rigidi. Se dovessi dare un giudizio ora, dico che secondo me l'idea di conoscere la macchina, se dentro la giunta meglio, è un tassello di vantaggio. Poi chiaramente, lo dico con grande rispetto, 5 anni sono un'era più che geologica in politica, sono un percorso lunghissimo, non saprei nemmeno io esattamente in questo momento individuare cosa succede, in un anno cambia tutto, però credo conoscere la macchina aiuta.